Cioè, noi studiamo tutto quello che viene fatto dalle persone che entrano in Open Innovation e poi anche i bandi di Regione Lombardia del mio settore per ora, ma tra un po' anche degli altri settori, li testiamo con un algoritmo detto predittivo. Naturalmente questa cosa ha fatto notizia, diverse regioni d'Europa ci hanno chiamato. Ci ha chiesto qualche informazione l'Illinois, il Texas, Israele e poi alla fine anche il Quirinale. Stiamo aspettando il governo, ma sono sicuro che no, in realtà adesso ci stiamo lavorando insieme. Open Innovation diventa quindi uno strumento di comunicazione per noi importantissimo. Non basta fare i tavoli come facevamo prima e come facciamo ancora adesso con le associazioni di categoria. Di lavorare sui contatti, diciamo così, taglieggiandoli in base a quelli che sono gli interessi che abbiamo in quel momento, come dicevo prima, per il carattere merceologico o per il tipo di prodotto che hanno comprato da noi o per la loro territorialità. Possiamo lavorare e segmentare il nostro database utilizzando, diciamo, quello che più ci è necessario. Questo è un qualcosa che il CRM ci permette di fare e che credo sia veramente molto molto importante, ovvero ci permette di rendere automatici processi che sarebbero altrimenti molto complessi da gestire in relazione uno a uno. Una cosa che è uscita prima dagli interventi è che le persone non accettano più una relazione uno a molti. Oggi andiamo verso quello che è il marketing personas, ovvero le relazioni uno a uno tra azienda e cliente. Ma pensate come deve essere complesso gestire una relazione uno a uno per un'azienda che ha magari centinaia, migliaia di clienti o di potenziali clienti. Ogni azione che può essere fatta dall'utente che finisce sul vostro sito, sulla vostra pagina social, cioè si manifesta, quindi, lascia una mail, clicca, fa qualcosa che ci fa capire che è proprio per il nostro sito. Dai, ve lo dico io. 2,5%. Se siete particolarmente bravi passiamo a un 3-3,5%, però difficilmente superiamo quello, a meno che abbiate un prodotto unico nel suo genere e in generale, cioè nel mondo siete l'unica cosa di un certo livello, allora lì forse vi tranquillizzo la situazione, ma non troppo. Facciamo un passo indietro. I paradigmi della comunicazione, l'anticipato prima Massimo, sono cambiati radicalmente, velocità, costi, è cambiato tanto. È cambiato in sintesi il modo che abbiamo di comunicare con quelli che poi interagiscono con noi. Per l'occasione mi sono messo la casacca rossa, gli occhiali da vista e il cappello, non sono Babbo Natale, ma comunque portiamo dei regali, portiamo quantomeno un sorriso sulle persone che ci vengono a trovare. Diciamo, parlo a singolare perché mi occupo di paracadutismo da quando ho fatto il militare, quindi dagli anni 90, e ad oggi tra l'attività che facevo prima e l'aerogravity abbiamo fatto volare più di mezzo milione di persone, ed è un bel numero importante. In primo luogo da una necessità, essendo paracadutisti dovevamo girare per tutto il mondo perché queste strutture erano poco presenti sul territorio europeo, andavamo oltreoceano a Orlando dove c'era l'unica struttura, eravamo costretti a orari impossibili per poter utilizzare queste strutture, poi erano molto rudimentali. Le prime in Europa si sono evolute negli ultimi 10 anni e in Italia mancava. E avendo trovato la possibilità, l'opportunità di poterla fare, abbiamo pensato bene di fare la più grande al mondo e di gestirla soprattutto in maniera italiana, perché per me essere italiani è un vanto. Quindi, quando sento le persone che si lamentano della nostra terra, del nostro stato, a me piace un pochino il cuore, perché se vogliamo cambiare le cose, chiaramente sta a noi. E vado orgoglioso di dire che insieme al team di ragazzi che abbiamo messo insieme, in 2 anni e mezzo abbiamo raddoppiato, abbiamo raggiunto e raddoppiato i target di qualsiasi altro competitor mondiale aperto anche da oltre 20 anni. Questo è un grosso traguardo, semplicemente perché non abbiamo copiato come magari fanno tutti gli altri, ma ci siamo inventati questa attività. 35 anni è il desiderio della vita, cioè comprare una casa. Nel senso che penso che tutti abbiate questo desiderio, acquistare la vostra prima casa, anche la seconda e la terza. Però, vabbè, sì, non ci sono ancora riusciti. Comunque,
Comunque, lui cosa fa? Ha un immobiliare. Allora quando mi hanno detto, lo devi intervistare, ho pensato, ma lui che cosa vende? Vende case o vende un servizio? E sono arrivata a pensare che lui vende qualcosa di come è cambiato il mercato. E poi faccio una seconda domanda su istituti di comunicazione. Ok, per quanto riguarda il mercato, chiaramente piacere, sono Tilio Bassi, Bassi Immobiliare, ho un'agenzia a Monza e a Milano l'ufficio. Lavoro principalmente su queste zone da 19 anni. Il mercato direi che è abbastanza cambiato, sia dal punto di vista immobiliare sia dal punto di vista della comunicazione. Quello che è importante è essere sempre aggiornati, essere magari un passettino più avanti rispetto ad altri per poter rispondere al cambiamento del mercato in modo efficace. Cosa succede? Anni fa come si comunicava la vendita di un immobile? Si faceva trovare un immobile, si andava in agenzia, si vedeva la vetrina o si faceva pubblicità sui giornali, controllo sulla radio, televisione, eccetera. Tutti strumenti che esistono ancora ma hanno un'importanza sempre minore, perché il cambiamento secondo me non è stato tanto immobiliare.it a cambiare il mercato, è stato internet a cambiare il mercato. Immobiliare competitivo, una persona che hanno Giordano, che è una persona che stimo moltissimo, è stato quello che l'ha meglio interpretato. E cosa succede? Che immobiliare competitivo raccoglie le informazioni di tutte le agenzie, però chi poi in realtà vende l'immobile e contatta il cliente è l'agenzia. Per cui è importante che l'agenzia sia presente sul mercato e che sia visibile sul mercato. Noi non vendiamo in realtà un prodotto, un servizio, andiamo entrambi, vendiamo due cose diverse a due target diversi. Chi deve vendere o affittare, il proprietario di un immobile che deve vendere o affittare, che sia una casa, un ufficio, eccetera, compra un servizio. Quindi bisogna lavorare e comunicare il servizio con una logica di vendita di servizio. Chi compra una casa o un ufficio o affitta un ufficio, compra un prodotto che ha associato anche un servizio. Quindi la comunicazione deve essere rivolta in modo completamente diverso a seconda del cliente a cui ci rivolgiamo. Noi siamo venditori, quindi siamo in mezzo tra chi compra e chi vende, chi deve affittare e chi deve andare in affitto. E di conseguenza dobbiamo rivolgerci con una comunicazione mirata, diversa ai due canali. Cosa bella del cambiamento di questa, della comunicazione è che mentre in passato la comunicazione era massiva, quindi si andava a fare la comunicazione, vendono di locale in via per l'Italia, questa cifra, dove andava a tutti, quindi si sprecava energia per comunicare a tutti, anche a quello che non era interessato a comprare di locale, che cercava il quadro locale o quello che cercava l'ufficio. Oggi con Facebook, con Google, con tutte le campagne di comunicazione digitale, riusciamo ad arrivare a clienti in modo completamente mirato. Faccio un esempio pratico perché penso che sia una cosa più utile. Devo vendere un bilocale. Ho due target diversi, principalmente. Un singolo, una coppia che si compra la prima casa per andare a vivere da soli, piuttosto uscire dalla famiglia, eccetera. Un investitore che compra per investire. I messaggi devono essere completamente diversi. Alla coppia, al ragazzo che si compra la casa, devo comunicare il sogno di andare a abitare da solo, di avere una casa sua, di avere una sua vita. A chi compra per investire, devo parlare di redditività, di rivalutazione. Con Facebook si può fare. Con Facebook si può targetizzare il cliente, andare a selezionare in base ai comportamenti su internet e su Facebook del cliente e andare a far arrivare il messaggio giusto al cliente giusto. Quindi al cliente investitore arriverà il messaggio, puoi comprare un biocale che in questa zona si rivaluterà che ti rende il 7%, al ragazzo giovane che si deve comprare la casa, quindi ovviamente si può comprare la casa. Poi ovviamente la comunicazione deve essere anche diversa come tono.